chi non sa chi è VCVCheck. Ciao a tutti ragazzi, sono VideoGameWithCheck e probabilmente avete già sentito un suono assordante perché ho sputato direttamente nel microfono. Ma comunque, siamo qui oggi con Sopravvivenza Armati fino ai denti, l'episodio numero 13, credo. Non mi ricordo esattamente, dato che è molto tempo che non lo faccio, l'ho lasciato un po' a disparte, in disparte. Ma come potete vedere, abbiamo fatto dei progressi, ragazzi. Oh mio Dio, sono così contento, così emozionato che voi non potete immaginare. Sono tipo mezzo distrutto, come potete vedere dalla mia armatura, che non è più un'armatura, è praticamente rottame. Se ti metti addosso della lana di pecora ti protegge di più. Cosa ci fai fuori? Cosa ci fai fuori? Non mi uccidere. Grazie. Oh no 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 no. Ok, come potete vedere ho ultimato la mia farm dei blaze. Dovrebbe funzionare. Dovrebbero non spawnarsi fuori, ma invece si spawnano. Non sono morto. Non così. Iniziare un episodio. Ah. Calmi, non è successo niente. Non sono... Le mie robe non sono andate distrutte. Lì c'è un pigman. Ma i pigman non mi faranno niente, è vero? È vero che mi vuoi bene. E mi vogliono bene, ragazzi. Mi vogliono bene. Si potrà cominciare così un episodio. E sono tipo 70.000 episodi che muoio e basta. Senza andare avanti. So che è divertente vedermi morire, però dopo un po' no. No. Dove sto andando? Ok, di qua. Pigman, perché siete dappertutto? Spero di trovare la farm dei Blaze molto facilmente. Ok, ci siamo arrivati. Non era di qua, probabilmente. Ok, era di qua. Esatto. Dammi la spada, non ce l'ho. Eccola. Secchio d'acqua. Ok, ci siamo. Un'altra spada, via. Ok, non si sarebbero dovuti spawnare fuori, però si spawnano lo stesso, quindi fan the blaze fallita malamente. Sto per morire, tira fuori il secchio d'acqua. Maledizio. Perché? Tosto. Maledetti blaze. Tutti per i vostri bastoncini del cazzo. Ma... Ok, calmi. Calmi. Come avete potuto vedere, la mia farm di blaze è completata. Facciamo finta di niente, che si spawnano ancora. Ok, seriamente adesso. Seriamente adesso. No, no, ma perché l'ho messa laggiù? Non mi vedono. Ok. E possiamo prendere i loro bastoncini con un po' di cautela e possiamo finalmente andare avanti nella serie. Ho una paura folle che mi capita uno così dal nulla, perché non vedo niente con queste fiamme davanti. Però mi pare buono. Se no, 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 io me ne vado, ciao. E adesso, cioè, io vado nella mia base, non perché naturalmente sto per morire. No, non naturalmente perché sto per morire. Anche voi Asoppi a pensare una cosa del genere. Vado nella mia base semplicemente per farvi vedere cosa si fa con queste cose, che probabilmente ve l'ho già fatto vedere. Dove cazzo sono venuto? Da questa parte. Ok, ci siamo. Sono vivo. E stiamo progredendo nel gioco, incredibile. Allora, una volta fattovi vedere quello che si può fare con quelle blaze rods, sarete tipo, oh mio Dio, Jack, questo let's play si può definire concluso. Esatto, perché ve lo faccio vedere. No, state tranquilli. Adesso mi teletrasporto in casa. 1, 2, 3. Eccomi qua. E dove? Ok, droppini vari. Prendiamo un bel po' di enderpalle. E anche un po' di cibo, sinceramente, perché sto per morire. Dove sono tutti i miei pani? I miei pani sono andati perduti, però una torta. Di cibo solo quello, vero? Quindi prenderò, dai, Una sola, perché sono a dieta. Scherzo. Ok. Dopo questi scatti di pazzia vi facciamo vedere cosa fanno questi blaze rods. Praticamente una blaze rod ti dà 2 polveri. Ora, magari facciamo metà, perché se sbaglio faccio una di quelle figure. 36 di questa, se le combiniamo con le ender palle, ecco, vi danno gli eye of ender.
gli Eye of Ender, che ci serviranno, ragazzi, per una cosa magnifica che vi farò vedere proprio in questo momento, proprio adesso. Intanto utilizziamo tutte le nostre Blaze Rose, queste le rimettiamo a posto e mi catapulto dal venditore di dai venditori di merci. Quindi ok, eccomi. Dato che è molto famoso il mio dolce non avere un minimo di materiale per costruire nessuna arma, ho deciso che scambierò questi Eye of Ender. Ognuno mi dà 5 smeraldi, quindi saremo tipo pienissimi di smeraldi. Ecco, già 40, questi 64, ragazzi, guardate. Pam! Sì, quello mi sa che è abbastanza lontano come obiettivo per ora. Però andremo a scambiarli con dei minerali. Perciò non mi interessano, Oh, questo mi interessa. Anche se avere del diamante è abbastanza costoso. Io con tutti questi ci posso fare probabilmente 8 diamanti, forse 9 anche. Quindi un chest plate di diamanti. Ok, ho guardato il microfono per vedere se stava registrando, fortunatamente sì. Perciò mi prenderò un pochino di questi. 12? Seriamente mi ha dati così porchi? Porchi. Oh mio Dio, non so parlare. Me ne serve un altro, dai. Ok, ci siamo. Siamo ricchi. Ok, andrò ora, vi faccio vedere cosa andrò a fare con questi cosi qua. Innanzitutto vorrei farmi una specie di balestra, che l'ho persa perché sono morto. L'avevo già fatta con tutti i dardi, tra l'altro, e l'ho persa perché sono morto. Sono un beota. Quindi tornando velocemente, abbastanza velocemente, nella mia base bellissima, mettiamo i minerali preziosi qua, che tra l'altro ne avevo un bel po' di diamanti, di smeraldi, voglio dire. Vabbè, sì, fondiamo la nostra, i nostri cosi di ferro. Aspettiamo, intanto ammiriamo la mia piantagione, che vi sono sicuro che vi è mancata tantissimo la mia piantagione di check, la mia bellissima piantagione che ha appena dato i suoi frutti. Tutti i pani che sono andati persi, non ti offendere, piantagione. E nel frattempo possiamo andare a scoprire, no, a fare le frecce per il mio futuro. Ah, guarda, ce n'avevo un altro, tra l'altro. Le frecce per il mio futuro, mia futura balestra, ovvero questi dardi qua, che si craftano mettendo un lingotto di ferro, se me ne è rimasto almeno uno. Ok, vi faccio subito vedere. Con una piuma. Eccola qua. E se mi ricordo, se no faccio un'altra figura delle mie. Ok, ci siamo. Chissà se la piuma la metto qua, viene. Ok, deve essere per forza qua. Quindi 4 dardi della balestra. Ora, dato che io sono in carenza di materiali, direi che costruirò quella balestra. Mi farò i 2 pezzi di armatura rimanente e basta, perché non ho più niente. Maledizione! Tocca andare nella mia farm di Blaze, che poi farm è proprio dire un parolone. Intanto qui cadiamo per vedere se ci ha droppato qualche pallina dell'end. Come vediamo, l'unica farm che mi funziona forse bene è quella degli Enderman, che ogni volta che cadono mi fanno venire un colpo. Io non voglio essere spaventato, però. Ok. Oh, 360, stavo per cadere. Perché non mi funziona mai niente quando lo voglio fare? Ok, vabbè. Cosa volevo dire? Sì, dobbiamo andare a prendere le piume dei polli. Quindi andiamo nella farm degli animali, che sta nell'altro mondo. Naturalmente io mi teletrasporto. Quindi 1, 2, 3. Ed eccoci qua. Qui abbiamo l'unico pollo, l'unico. E spero che questo uovo dia i suoi frutti. Ok, no. E la solita fortuna di Shaq, tra l'altro. Ma qui ne abbiamo un altro. Iniziamo un bellissimo creeper. Chissà se si è accorto di me. Ti sei accorto? No, vero? No! Oh mio Dio, pensavo fosse morto. Oh pollo, mi hai fatto venire un colpo. Vediamo se ho del grano. Naturalmente l'ho scordato il grano, quindi complimenti a me per... Ragazzi, questa è tecnica di sopravvivenza estrema. Se non hai del grano, fallo. La mia fortuna, maledetto me. Perché non sono fortunato? Neanche un semino. Ok, ce l'ho.
ce l'ho. Quindi piantiamo un seme, non c'ho. Sto per sclerare. Ok. Cosa? Oh, ci sono due pork chop. Bene. Qui ho anche un cappello che mi ero scordato di avere. Quindi ho appena risparmiato 5 lingotti di ferro, ragazzi. Però mi serve della legna che mi sono scordato, e quindi tocca tornare indietro a prenderla. Tecnica di sopravvivenza fallita. Appena fallita. Maledizione. Maledizione mondo, maledizione pecora. Naturalmente io vado e torno subito in un lampo. Guardate questa pecora. Adesso quando chiuderete gli occhi io sarò già tornato con l'uncino in mano. L'uncino, come cazzo si chiama, in mano. Guardate, guardate la... Fuggia! Non l'avete neanche visto, vero? Non ve l'aspettavate, lo so, sono veramente veloce. Comunque sia, ecco il nostro grano con il quale possiamo attirare il nostro pollo, perché questa, vi ricordo ragazzi, non è l'1.2.5 che i polli sono attirati dai semi, ma è l'1.3.2 che i polli sono attirati dal grano. Intanto la mia farm di mob, a quanto pare non solo quella degli enderman ma anche quella degli zombie, funziona, dà i suoi frutti, posso livellare facilmente qua. E liberiamo questo pollo e facciamolo in una maniera abbastanza... Ok, pensavo di aver scordato il picco. Oh mio Dio, sarei stato proprio in maniera abbastanza furba. Quindi mettendo un blocco esattamente qui e facendoci seguire dal pollo, perché il pollo segue. Se non segui il grano, segui i semi per forza. Ok, evidentemente non gli piace il recinto dove lo volevo mandare. Maledizione, maledetto pollo. Ha messo al mondo. Quanta sfiga oggi in questo episodio. Te, ti piace il grano o ti piace il fieno? Devo capirlo. Ok, ti piace il fieno a quanto pare. Anche alle pecore piace il fieno. Venite qua tutti quanti. Devo fare accoppiare questi due polli, mi dispiace. Voi non c'entrate, pecore stupide, che non servite a niente. Ok, sto veramente mettendoci tanto a mettere su una famiglia di polli. Facciamo che pauso il video e noi ci rivediamo quando i polli saranno 3. A tra poco. Ed eccoci qua, i polli sono finalmente diventati 3. I miei pollini si sono dati da fare. Lasciamo maturare il terzo, li facciamo riprodurre un'altra volta. Ma appena adoppato una spada alla grande, che culo. Ok, li lasciamo riprodurre. Ah, morirai malamente. Ok, mettiamo da parte la nostra cosa che non mi ricordo come si chiama e noi ce ne andiamo. Te ti lascerò stare. E nel mentre che maturano i miei polli, lì sono scheletro che non voglio averci a che fare, perché... scheletro, da dove sono arrivato? Perché non trovo mai... Ok, da lì. A te ti uccido, mi dispiace. C'ho la gola secchissima. Scusate, sto veramente morendo, ho bisogno di un bicchiere d'acqua che non ho, ma non lo prenderò fin quando non avrò finito di registrare, sono sadico. La mia fame sta scendendo in maniera proprio esponenziale. Non so che cosa voglia dire la frase che ho appena detto, però l'ho detta e mi fa figo. Quindi, il nostro iron avrà finito di cucinare e siamo pronti per farci la nostra balestra con i primi 4 dardi. Naturalmente non lo userò subito perché ho solo 4 dardi e finiranno subito, non voglio rischiare di perdere un'altra volta. E sì, comunque ragazzi, vi volevo dire una cosa. E per chi non si fosse accorto, ho creato un account su Twitter, quindi aggiungetemi perché lì metto tutti i miei discorsi da idiota. Aspetta, 30 diviso 3 fa 3, fa 10. Ok, 10 panini, sono ricco di cibo. Quindi sistemiamoci l'inventario. Ci mettiamo tutto le robacce varie qua. No, questi vabbè, uguale. Non siamo qui per essere pignoli. Ok, questo va qua. Ho anche un altro elmetto. Minerali preziosi. No, questi vanno nelle spade. Ah, maledizione, che casino. Ah, ho 2 TNT, 2 dinamiti. Quante spade di ferro. Magari me ne porto dietro un'altra, voilà. Per caso, non si sa mai.
un uovo, lo lasciamo qua. Ho due uova, non figo, è la maschera di Hermione, perfetto. Quindi sono a posto. E adesso il prossimo obiettivo, ragazzi, è farci la cosa che vi farò vedere come si fa. Naturalmente io non mi ricordo. No, so che serve della legna. Prendiamone tipo la metà, 15, perché non si sa mai. E mi servono anche dei fili. Io penso che 5 ne bastino. Ora vediamo un po' se faccio una bella figura andando completamente a caso. No, 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 lo so dove ho sbagliato. Ecco. Probabilmente no. Quindi naturalmente ora, non avendo assolutamente visto dal sito come si faccia, creiamo la nostra balestra. Innanzitutto questo è un arco, direte. Cioè, questo è un arco. Sì, lo so, è un arco. Comunque sia, si fa in questo modo. È semplicissimo. Voilà! Ecco la nostra balestra. Pensavo di aver fatto un'altra figura di merda, perché mi sono appena scordato come si fa. Quindi a un certo punto sono andato praticamente completamente a caso. E va bene, fatta la nostra cosa, la metteremo nelle nostre armi. E sì. Adesso passiamo al prossimo obiettivo. Possiamo farlo? Mi mancano i piedi. Ok, ho appena ruttato, però voi non ve ne siete accorti perché sono veramente un pro. E sono pronto! No, prima incantiamoli. Incantiamoli assolutamente. No, prima togliamoceli. Che casino. Ok. E tu cosa mi fa? Con un 6. Protezione. Ma ha fatto più questo che ho fatto 1 che questo che ho fatto con 6. Oh Minecraft, quanto mi stai deludendo. A te facciamo un 2. Potevo farlo anche con un 1. Naturalmente. Sfiga. Ok, 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 ok. Non c'è da preoccuparsi. Ora mettiamo a posto i nostri, questi qui, perché ci tengo. Sono la mia ultima speranza. E vediamo se ne me ne hanno droppati altri. Dopodiché andremo in quel dungeon dove c'era la farm, tra molte virgolette, ma veramente molte, di Blaze. E poi vediamo di espugnarla e chiudere l'episodio, sperando di andare avanti una volta per tutte. Ok, a tra poco, ragazzi. Ok ragazzi, siamo pronti. Sono appena arrivato, quindi i mob non sono tantissimi, anzi non ci sono per niente. E possiamo cominciare la nostra avventura in questo dungeon. Oh no, oh no. Questo non l'avevo calcolato. Vabbè, spacchiamo la cassa che facciamo prima. Cioè, direi, anche perché andare indietro e farsi un nuovo piccone. Anche perché non ce l'ho, prendiamo tutta la roba. Dove diavolo? Dove sono? Ah, ok, ok. Pensavo di essere appoggiato su. No, nulla. Mi sono preso un colpo per un momentino. Non picchiamo i pigmen, perché altrimenti è un casino. Picchiamo gli zombie piuttosto, perché stanno un pochino sulle palle a tutti. Come, cioè, è vero, non prendiamoci in giro, stanno sulle palle a tutti. Non ho il piccone in ferro, quindi mi toccherà ritornarci. Perfetto. Ma credo che ci ritornerò off camera. E dammi quello stecchino, grazie. Ci ritornerò off camera, perché non mi va che, cioè, dopo diventa un po' noioso. Naturalmente se non muoio. Non ti voglio picchiare, però ti devi levare dalle palle. Grazie. Vedi, alcune volte ci capiamo io e Pigman. Siamo veramente amici. Siamo amici per la pelle. Friendship. Yeah, forever. Ok, devo smetterla. Muori. Non puoi scappare da me. Ma la rotellina del mouse mi farà uccidere. Cioè, mi ha già fatto uccidere un milione di volte più o meno. No, no, no. Ok, no, non puoi fare niente contro il mio coso d'acqua. Ok, ci siamo. La mia friendly blaze non funziona per un cazzo. Però diremo tutti che funziona nei commenti, vero? Sì, c'è, la tua friendly blaze funziona benissimo. Ok. Fatemi contento. E naturalmente tanti mi piace questo episodio, perché finalmente siamo riusciti ad andare avanti e a sbloccare la nostra situazione, che era, diciamocela tutta, del cazzo. E sì, in modo tale che adesso abbiamo una farm di Blaze,
con il quale noi ci possiamo fare i Blaze Rods, che come avete potuto vedere ci fanno guadagnare tantissimo in termini di smeraldi. Quindi bene, non se ne spawna più e io sono contento perché io li ho battuti e ci vediamo al prossimo episodio, direi. Ok. Ciao ragazzi.